Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. In questo video vi voglio parlare di alcuni approcci per lo studio dei cromatismi, cioè l'applicazione l'aggiunta, diciamo così, di materiale cromatico al vostro fraseggio. Consideratelo come un terzo step rispetto agli altri materiali che abbiamo visto, cioè un primo step può essere quello delle note dell'accordo, quindi abbiamo visto realizzare frasi soltanto utilizzando gli arpeggi, collegando gli arpeggi delle sigle, e poi abbiamo visto come affrontare le scale, il collegamento delle scale utilizzando o meno la nota cromatica di passaggio, per far cadere e imbattere le note, no? Le note importanti, le note cordali. Adesso andiamo a utilizzare i cinque suoni che restano. Ok, perché se consideriamo il totale cromatico di 12 note, la scala diatonica ne contiene 7 e quindi restano sempre fuori 5 suoni. Questi 5 suoni li possiamo inserire di base in tre categorie. Ci sono suoni che in relazione all'accordo sono soltanto dei cromatismi, cioè possono essere utilizzati soltanto come cromatismo di passaggio. Ci sono suoni che sono, per esempio, delle tensioni alterate, potrebbero essere delle tensioni. E ci sono suoni che possono rientrare, per esempio, estranei alla scala diatonica, che possono rientrare nelle blue note, okay? Che sono comunque dei suoni. Potrebbero essere dei suoni quindi esterni alla scala diatonica. A seconda della categoria in cui posizioniamo questi suoni esterni, l'utilizzo melodico risulterà diverso. Vi faccio subito un esempio. Se io mi trovo nell'accordo di La minore settima, immaginiamo la scala dorica e quindi la sua scala sarà. La, si, do, re, mi, fa, diesis, sol, la. Quindi le note diatoniche sono queste. Allora, per esempio, potrei avere, partendo da la, il la diesis, si bemolle. Il si bemolle o la diesis, a seconda di come si muove ascendendo o discendendo, chiaramente non ha una funzione di blue note, ma può avere quindi soltanto una funzione di nota cromatica, che vorrà dire che dovrà. Risolvere per grado, quindi andare a si, quindi do, si, la, si, sol, mi, re, do. Do, si. Okay. Non potrò saltare da quella nota perché non è una nota di tensione. Okay. Andiamo avanti, per esempio, incontro il Do diesis. Chiaro che in Do minore il Do diesis non è una tensione e quindi anche lui. Si, mi re do re si la sol fa la sol mi re do re fa la da 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 da. Ok, anche il do diesis andrà risolto per grado. Invece se andiamo per esempio a re diesis Re diesis può essere sia un cromatismo, chiaramente quindi andare principalmente a mi, re, mi, do, si, oppure da mi bemolle a re. Oppure essere approcciato come blue note. Allora cambia la cosa, perché quando una nota non diatonica è blue note o è tensione, io posso saltare da quella nota, quindi.
ok? Quindi la Blue Note mi permette di saltare e così via. Quindi la prima cosa è, ecco, individuare queste tre categorie. Poi ci sono note che possono appartenere a tutte e tre le categorie. Possono essere quindi tensioni, per esempio immaginate, non so, un do settima con la nota fa diesis. La nota fa diesis, un eventuale do settima, può essere tranquillamente la diesis undici. Quindi potrò saltare re fa la di do. Può essere una Blue Note. Oppure trattata come un cromatismo, quindi gironzolarci attorno. Ok, quindi soprattutto risolta per grado, quindi di semitono. Ok, quindi questo è un discorso generale sulle note cromatiche. Dal punto di vista delle sonorità che possiamo ottenere, della pratica, chiaramente ci sono tantissimi libri, tantissimo, tutto quello che io nel mio libro ho fatto un lungo capitolo, Improv, questo libro, ho fatto un lungo capitolo sul cromatismo, diciamo, e vi proporrò adesso un po' di strategia per lo studio e per l'applicazione. Se voi ascoltate le improvvisazioni dei primi, insomma, del jazz tradizionale, l'uso del cromatismo è soprattutto un uso di colore, cioè non è un uso tensivo, non è un uso come poi faranno i musicisti dagli anni 40 in poi, dei boppers, eccetera. Quindi un cromatismo che va a cercare delle tensioni alterate, che va a connettere porzioni di, no, di accordi, ma è un cromatismo soprattutto di colore. Ascoltate qualche solo di Louis Armstrong, di Bix Beiderbecke, insomma, andate a cercare quei piccoli frammenti cromatici che trovate e guardate di che tipo sono. Sono soprattutto, coloriture di note dell'accordo, quindi accerchiamento, diciamo, giravolte melodiche attorno alle note accordali. E questo è il primo approccio che vi consiglio, cioè soprattutto attorno alle note delle triadi, quindi do, mi, sol, maggiori e minori, di fare dei piccoli esercizi. Qui ne trovate tantissimi anche nel libro, ma se vi mettete un po' a pensare ad approcciare dal basso, dal lato, quindi da sopra o da sotto, le note di una triade, do, mi, sol, potrete fare si, do, re diesis, mi, fa diesis, sol. Andate avanti nel circolo delle quinte. Eccetera. Minore. Eccetera. Potete fare la stessa cosa anche dall'alto, quindi approcciare fa, ok, idem. Poi potete cominciare a mescolare queste due note, e vi voglio anche far notare questa cosa: l'approccio cromatico è molto più comune da sotto, dal basso, che da sopra. Nel jazz, soprattutto tradizionale, da sopra quasi non esiste, è più cromatico da sotto e da sopra diatonico. Diatonico vuol dire che quindi utilizziamo la nota della scala. Se siamo in do maggiore, dobbiamo approcciare il do, non useremo il re bemolle ma il re naturale, quindi re do fa mi la sol re do, e non completamente cromatico con re bemolle do fa mi la bemolle sol re do. Ok, quindi potete fare una cosa e l'altra, cioè
abituatevi a mettere nella pratica, non nella routine, un po' di cromatismo vero, cioè da sopra e da sotto cromatico, o un po' cromatico dal basso e diatonico dall'alto, che è molto più familiare come suono, credo. Se queste due note attorno al Do, per esempio, il Si e il Re, cominciate a mescolarle, vengono fuori altri pattern, per esempio di tre note, cioè Si, Re, Do, un approccio indiretto, Si, Re, Do, Re diesis, Fa, Mi, Fa diesis, La, Sol, utilizzando l'approccio cromatico da sotto e diatonico da sopra, diventa così. Andiamo in Fa. Si bemolle, eccetera, eccetera, avanti nel circolo maggiore e minore. Oppure, ecco, doppiamente cromatico, cioè Si, Re, Do, Fa. Sentite che è un po' più, no? È più dissonante, no? E si può fare anche il contrario, partire con la nota sopra, sotto, e poi arrivare alla nota reale, quindi Re, Si, Do, Fa, Re, Mi, La, Fa, Si, si è in battere, Tri, For, Fa, Si bemolle, e si è in levare, cioè un ta da far cadere in battere la nota reale, quindi un. Ok, anche qui maggiore, minore, eccetera. Altre piccole idee. Anche questo comunissimo, quindi Re, Do, Si, Do. Sfruttare tutte e due le note ausiliari, quella sopra e quella sotto. Oppure Re, Do, Si, Do, Fa, Mi, Re, Mi, La, Sol, Fa, Sol. Tutto cromatico, oppure diatonico sopra, cromatico sotto. Anche qui circolo delle quinte. Eccetera, eccetera. Ce ne sono anche altri qui nel libro, ce ne sono tantissimi. Questo è il primo approccio. Come si trasferisce poi questa serie di esercizi tecnici, no? Ancora siamo in una fase molto meccanica, su qualcosa di più musicale? Innanzitutto con i soliti tre step. Prendiamo il nostro accordo. Re minore, Sol settima, Do settima, Fa. Io sono sempre davanti al nostro brano Isn't She Lovely. Prendo un accordo alla volta e comincio a fraseggiare un pochino utilizzando questi frammenti. Ok? Quindi la mia triade sarà Re, Fa, La, e potrò fare. Adesso li mescolavo, potrei fare un esercizio anche più restrittivo utilizzando per esempio soltanto una formula, questa. Allora. Con piccolissime aggiunte. Step 2, come al solito, collegare, quindi mettere in progressione degli accordi. Faccio il mio Re minore, metto Sol settima, con lo stesso tipo di materiale cromatico di approccio alle note della triade, quindi approccerò Re, Fa, La e poi Sol, Si, Re.
ok? Tipo. Scusate, vi spengo le casse, se no sentite di tutto. Ok, telefonate, messaggi, tutto adesso. Quindi questo è un tipo di approccio. E poi potete andare naturalmente sul brano intero utilizzando questo stratagemma dell'approccio alle note cordali. Un altro approccio che si può avere al cromatismo è quello di estendere questo approccio cromatico a tutte le altre note della scala, perché naturalmente non è che si possono approcciare soltanto alle note della triade, ma qualsiasi nota, anche le tensioni alterate, tutto può essere comunque contornato di questi, no, da questi giochi cromatici. Una strategia, diciamo, di approccio alle scale cromatiche in questo modo può essere quella di praticare le scale, soprattutto, diciamo, maggiore e minore melodica, ok? Le due scale più importanti, maggiore e minore melodica, perché con la minore armonica quell'intervallo di tono e mezzo è un po' fastidioso per questo tipo di cose, ok? Però sulla maggiore e minore melodica funziona benissimo. Lo schema qual è? Quando percorro la scala, se ho tra le note un intervallo di tono, suono anche la nota cromatica e la suonerò in levare. Se ho un intervallo di semitono, salterò alla nota ausiliaria sopra e poi risolverò sulla nota che mi interessa. Vi faccio un esempio. Do maggiore, ok? I due semitoni stanno tra mi e fa e si e do. Ok? Allora io percorrerò la scala in questo modo: do, do diesis, re, re diesis, mi. Se vado a fa, poi mi troverò in battere il fa diesis. Allora io cosa faccio? Dal mi vado a sol, ausiliario sopra il fa e poi arriverò al fa. Ok? Quindi do, do, re, re, mi, sol, fa. Poi vado avanti, fa diesis, sol, idem, si, re, do. Ok, quindi. Idem in discesa, cioè quando torno indietro, attenzione che da do a si c'è un semitono, l'ausiliaria sarà sempre sopra, cioè non farò do, la, si, ma do, re, si. Quindi do, re, si, cromatico, cromatico, fa, sol, mi, mi, re, re, do. Ok? Questo è il modello maggiore. Se prendo do minore melodico, allora do, do diesis, re, fa, mi bemolle, fa, 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 sol. Do, re, si, si, do, la, sol, sol, fa, mi, mi bemolle, fa, re, re, do. Questo è un esercizio utilissimo, basilare per fare questo tipo di lavoro sui cromatismi. Anche qui, allora, step 1, partendo da tutti i gradi, praticate le scale, la prendete, non so, do settima,
scala misolidia, quindi do, do, re, mi, fa, e indietro, poi partite da re, 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 mi. Fa, eccetera, eccetera. Okay, questa cosa, se voi la fate su tutte le maggiori e le minori melodiche, in realtà coprite praticamente quasi tutti i modi che vi serviranno poi nelle varie casistiche, nei vari tipi di accordo. Si tratterà di applicarli poi. Qui idem, un accordo, vi mettete lì, prendete il vostro... su un accordo e passeggiate su e giù per la scala con questa modalità. Se siete in difficoltà, cominciate a fare semplicemente dei pacchetti di 5 note, cioè tabarabada. Veramente molto più lenti. Adesso io ok, vi abituate a queste risoluzioni. Oppure sette note, ta da 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 ta da 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 da, oppure nove note. Cambiate direzione, ok? Poi anche qui passate a due accordi. Allora, qui è da notare che finché state dentro il centro tonale, se studiate per esempio il secondo, quinto, primo, do minore, fa settima, si bemolle, a livello scalare non vi cambia nulla, ok? Quindi potete tranquillamente continuare a pensare, no, alla stessa scala, o di si bemolle, o di do minore, o di fa settima, non cambia. Cambia se per caso volete, non so, alterare il quinto grado, allora, non so, usate la scala semitono-tono, eccetera, perché... Nella scala semitono-tono diminuita l'esercizio è fattibile lo stesso. Se io prendo il mio fa settima semitono-tono farò... Scusate. Viene praticamente sempre uguale, no? Ripetuto in, e anche in discesa. Questo è il modello discendente. Invece ascendendo. Scusate. Sì, sono un modello ascendente perché c'è un modello intervallare fisso. Quindi. Quando si sale e quando si scende, ok? Quindi sono due modelli. In questo caso è cambiate scala, se no rimanete diatonici alla scala in cui vi trovate. Quindi questa seconda modalità, ok? Di approccio all'aggiunta di cromatismo. Anche nel mio libro qua vi suggerisco una terza modalità, che chiaramente non è che dovete studiarne prima uno poi l'altro. Io vi consiglio di partire comunque dall'approccio alle note cordali, quello è fondamentale. Poi aggiungete questo. Poi se volete fare una ricerca ancora diversa, perché no, soffermarvi su un suono in particolare, cioè dei cinque suoni esterni, no, alla scala che abbiamo appena detto che classificherete come blue note, come cromatismo, come tensione, cominciate a lavorare soltanto su quello.
vi concentrate su quello, quindi creerete come diciamo delle scale di 8 note, no? Le 7 note più la nota in oggetto. Immaginate, non so, il mio do settima con la nota mi bemolle. Quindi re diesis o mi bemolle sul do settima può avere tutte e tre le funzioni, cioè è una blue note, ok, può essere un cromatismo, quindi mi re mi fa sol oppure può essere una tensione, quindi può essere trattata all'interno per esempio di una triade di la bemolle, una triade di mi bemolle. Ok. Quindi risolta per grado, presa di salto, risolta di salto, in tanti modi, a seconda di come costruirò il fraseggio. Potrei prendere appunto il la bemolle, sul dominante quasi tutte sono tensioni possibili, tranne la settima maggiore, però ecco nel major 7 ci sono diverse note che sono soltanto cromatismi, alcune sono blue note, la terza minore, la settima minore, la quinta bemolle, alcune sono anche delle tensioni come la diesis undici, il fa diesis, sempre su do. Ok? Quindi anche qua prendete, non so, re minore e decidete di usare il la bemolle. Sol settima, usate sempre il la bemolle. Per esempio, come blue note, no? Come tensione dentro la triade di mi, per esempio, o la bemolle minore. Do major 7 la bemolle. Come cromatismo la la sol fa mi fa sol do re mi fa sol la blue note, dipende in che tonalità sarà la musica, ma non in questo caso. Oppure anche per esempio tirando un pochino la corda verso, no? Mi maggiore sopra do. E via discorrendo. Ok, quindi questi tre, voi qua trovate tutto, naturalmente chi ha il libro può guardare tranquillamente. Praticate in maniera meccanica nella prima fase, cominciate ad applicare a un accordo questi oggetti, a una piccola progressione, poi adesso io metterò i soliti, no? Tre chorus su un brano come questo, come Zen She Lovely, adesso riaccendo le casse, e proviamo, no? A sentire alcuni di questi, no? Questi colori che per esempio non c'erano negli altri esempi che vi ho fatto, negli altri video in cui c'erano solo scale, solo pentatoniche, solo triadi, quindi questo sarà un suono molto molto ricco e molto diverso dagli altri. Vado. Thank you.
Qua c'erano, insomma, tisi sulla scala, approccio alle note, no? Approccio alle note cordali, eccetera, eccetera. Quindi vi invito magari anche a trascrivere qualche frase, a guardare, a provare e a, insomma, a provare ad inserire materiale cromatico dentro le vostre frasi. Ok? Ciao a tutti, grazie. Ciao.